Teleamiche e teleamici di Rossini TV, buonasera e benvenuti alla puntata numero 6 di Insieme a Canestro, anche oggi giovedì 10 dicembre 2020. Oggi abbiamo scelto di dedicare questa puntata a un argomento molto particolare che, grazie anche ai suggerimenti dell'addetto stampa della Victoria Libertas Pesaro Basket, Elio Giuliani, definiremo generazioni a confronto. Perché? E adesso... Vi diremo il perché presentandovi eh, il Parterre de Roua che questa sera abbiamo l'onore di ospitare. Partiamo dal più giovane, non me ne vogliano i due senatori tra virgolette, qui presenti. Lorenzo Calbini, playmaker della Victoria Libertas Prosciutto Carpegna Basket Pesaro. Franco Bertini, ex... Aspettato lui. Franco Bertini, ex guardia, il conduttore sono io Franco, uno ehm, ex giocatore, opinionista, giornalista, scrittore e storico della Vittoria allora, di Libertas e, e Paolo Gurini, guardia, non playmaker, guardia, guardia ci hai tenuto a sottolinearmelo prima, uno dei più grandi contropiedisti italiani di sempre, così ti battezza Wikipedia. Confermo. Confermiamo. Confermo. <ride> confermo. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, in streaming, sulla pagina Facebook, quindi eh, signori abbiamo anche un pubblico internazionale che ci segue in diretta sia sul sito che sulla pagina Facebook e ve lo posso garantire perché anch'io quando vado all'estero mi connetto sempre sulla pagina Facebook di Rossini TV. Abbiamo attivato un numero di Whatsapp che prego la regia di mandare in sovraimpressione. 346 367 3780. Ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto la scorsa settimana e cui abbiamo replicato immediatamente con le nostre eh, risposte. Quindi invito tutti i telespettatori e le telespettatrici a interagire con noi mandandosi messaggi e, e suggerimenti, commenti, domande agli ospiti che si avvicineranno nel nostro studio. Ripetiamo, non me ne vogliono i due senatori. Partiamo dall'ospite che ancora calca il parquet. Voi, un po' che le scarpette. Largo ai giovani. giovani. Le scarpette al chiodo le avete appese da un bel pezzo. Lorenzo, fra dieci giorni compi 18 anni. Esatto, 20 dicembre. Esatto, sì. 20 dicembre 2002. Pensate, l'ospite più giovane. Di insieme a Canestro che eh, abbiamo ospitato. che Forse ospiteremo adesso. Non lo so se c'hai qualcuno in squadra. No, Sei più giovane. Sei, di più giovane. Sì, sì. Sei alto 1,91, però esordito esatto. in Serie A l'anno scorso, esatto. il 24 settembre. Che Con... ricordo hai di quel minuto giocato eh... in una infausta partita contro sì. la Fortitudo? Sì, sicuramente non me l'aspettavo, perché comunque anche indipendentemente dal minutaggio, entrare in Serie A e giocare contro. Giocatori comunque con una certa esperienza è sempre, sempre difficile, e comunque è stata un'emozione molto forte e bella allo stesso tempo. E il minuto che ti ha fatto giocare rapes a Venezia a Venezia, questa... anche quello, sì, non, non me lo aspettavo molto, diciamo, era una situazione un po' complicata con falli tra infortuni di delfino, quindi. Sì. Ti sì. sei comportato comunque sì. egregiamente. Lorenzo, allora, ehm, hai giocato un anno nell'Under 18 della sì. Victoria Libertas, hai segnato 49 punti, come uh -huh. vedi mi sono documentato sì. e ho studiato, hai avuto una media gara di quasi 5 punte in 10 partite e, e hai fatto il tuo best score di 14 punti, uh -huh. questo nell'Under 18. Con le giovanili della Vuel hai giocato 26 partite in totale con una media punti di 8.2. Poi hai fatto anche una stagione al Bramante, mi sembra. Sì, ho fatto una stagione al Bramante dove purtroppo non è stato molto facile perché ho diciamo, conciliare le tre squadre, ovvero settore giovanile, Serie A e Bramante appunto. E che comunque mi è servito molto come esperienza e giocare sempre con giocatori più esperti di me e più fisici. Senti Lorenzo, tu sei figlio d'arte. Sì. Tuo padre. È un'altra generazione a confronto perché è quella degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, e lui stesso ha debuttato il 5 di novembre del 1989 contro la Viola Reggio Calabria. Ha vestito la maglia di Rimini, poi nuovamente Pesaro, Trieste, Roma e Ferrara. ha vinto anche uno scudetto. Ferrara, anche. Ferrara giusto, uno, la voce dell'archivio <ride> mi bacchetta subito, eh, ma sono contentissimo di questo. E, senti, ma che effetto fa essere allenati da un santone come Repesa e da un papà al quale non potrei sicuramente eh. rispondere, cosa che invece a casa fai sicuramente. Sì. Deve esplodere sicuro, come <ride> ci credo. Allora, non è facile perché comunque è, è diciamo, una, un rapporto difficile averlo sia a casa che in campo però sicuramente è una cosa che mi aiuta tantissimo perché può correggermi diciamo in ogni momento della giornata aiutarmi su, su molte cose sia di aspetto tecnico che fuori dal campo quindi è una cosa molto importante sì. Senti ma a e casa mettere. di chi parlate? Di Repes, Amas, ah, Natkein oppure avete un anche po di altri argomenti? Spaziamo no? No? su tutto dai, spaziamo su, Spaziate tutto. su sì. tutto Lorenzo vai ancora a scuola? Sì, faccio il quinto anno all'istituto Cecchi e il tecnico, e sì, faccio appunto. quindi sei addirittura d'arrivo. E poi esatto. carriera da professionista, Gli sì, ti auguri. Senti, i tuoi idoli di ieri e di oggi chi sono? Allora, eh, idoli di oggi, se devo guardare il nostro campionato, penso a Teodosic, come il... E dopo ah, ne parliamo. Tecnicamente, tecnicamente <ride> sì, penso sia sì, ad esempio per molti ragazzi appassionati. Se no, anche Facundo Campazzo, che nonostante la piccola taglia è riuscito comunque ad arrivare ad altissimi livelli. E poi da piccolo mio padre, che guardava tutte le partite. Senti, ma Charlie Cagliari, se te lo ricordi? Mm, no, <ride> no. l'ho fatto apposta perché l'avrebbe detto così. <ride> E il tuo sogno quindi è quello di diventare sì. e sfondare nel basket come papà cioè, e tanti altri sì 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 questo sai è garantito sì. Franco eh, nemmeno te lo, non meno ha bisogno di una presentazione uno con Franco Bertini perché a Pesaro ti conoscono anche i muri e i sassi magari per le giovani generazioni e per il nostro pubblico regionale visto che ho detto all'inizio che Rossini TV la vedono anche ad Ascoli poi sai bene che ad Ascoli a San Benedetto, Civitanova, Ancona abbiamo tantissimi tifosi. Mm -hmm. Magari qualcuno gli è sfuggito che Franco Bertini ha un passato glorioso da giocatore: 69 presenze in nazionale, 362 punti. È andato alle Olimpiadi di Tokyo, ha fatto il mondiale a Rio de Janeiro, l'europeo a Mosca. Adesso magari ne salto qualcuno sicuramente. Hai vinto uno scudetto a Milano. E, e con noi hai giocato dal 56 Sono al 58. Sono anche nell'Hall Hall of Fame allora se vuoi saperlo. Un attimo che lo dico, non mi <ride> Mi siamo <a> tirati <ride> un po' te lo dico, lo, dico, lo dico. <ride> e 58, 56 58 e poi sei 59 61 e poi sei tornato dal 65 al 74. Sì. Premiato nel 2012 dalla FIP e inserito nella Hall of Fame del basket italiano. una Soddisfazione pazzesca. Non vedevo loro. Ecco, raccontaci di quella <ride> serata. <ride> No, quando intanto, sei stato nominato no, 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 no intanto se mi permetti vorrei fare una, una chiosa a lui sì. mentre lui parlava mi veniva in mente eh, due, due, se lui diventasse bravo come suo padre farebbe già il suo mestiere ma quello che mi fa impressione è i, i giochi della genetica lui ha un nonno e un babbo che sono piccolini voglio dire tu hai citato Caglieri e eh, sì. citare Cagliari e citare Paolo Calvini è la dimostrazione che non è vero che bisogna essere alti per sapere giocare bene a palla però lui Caglieri, eh, uno che sì. viene fuori una bestia di 1,91 da Paolo Calvini e da Lollo, che suo padre, perché sono Lollo giocava anche a calcio, ha giocato anche nella, nella Vittoria con mio fratello, eccetera. e sono tutti piccolini, bellissimi fisicamente, ben messi, ma Cato viene non fa una bestia così di 1,91, <ride> insomma vabbè. Senti, Franco poi è anche giornalista del resto del Calvino, da tanto tempo, da quando è iniziato? Nell'87. Nell sono di gran lunga la più vecchia firma del criminale, ma credo anche a livello nazionale, insomma. Io comunque ho sempre scritto da Pesaro, dalla redazione di Pesaro. Senti, e l'idea del Blob come ti è venuta in mente? Ma lì sono le idee, erano le idee di Paolo Nonni. Eh, prima avevamo fatto le, mh, le interviste Impossibili. poi da, Comunque, io sto facendo questa pippa del Blob, che è una cosa. <ride> Esattamente. dal... 13 di gennaio del 1996. Quindi fa il conto, che sono 24 anni che io ogni settimana in quella colonna scrivo le mie cazzate. E per, però voglio dire, sono 24 anni, insomma, dentro c'è passata storia della città, eccetera. Allora, noi qui il, il sabato mattina alla lettura del quotidiano. Eh, sì. Ogni sabato io e il mio collega Antonio estrapoliamo due o tre pezzi dal blog perché siamo sì. troppo divertiti. Non mi drogo, eh? non mi drogo per farlo. <ride> siamo troppo divertiti. Sì. Tra l'altro sei un giornalista non eccessivamente, permettimi, sì. tra virgolette accademico, ma è una sagacia no, è... Eh, unica nel panorama. No, io non è che sono ah, un giornalista, io sono un, sono un collaboratore, non è che sono un redattore. Eh, mi piaceva sempre scrivere, io giocavo a Bologna nel 63 e scrivevo contemporaneamente una rubrichetta su Stadio, sulla sì, pallacanestro, sì. anonima, con un, uno pseudonimo. E quindi sono, sono entrato lì al Carlino ai tempi di Paolo Nonni, nell'87, scrivendo naturalmente di pallacanestro. Poi dopo un anno o due ho smesso di scrivere, non scrivo più di sport, sì. anzi me lo auguro. E faccio un po' di tutto, non sono legato alla cronaca, faccio una pagina, rispondo alle lettere, faccio Rispondi il blog. Rispondi le lettere, esatto, Sì sì, il quindi ecco, <ride> è così, sì sì, no no, eh, vabbè. È una cosa che mi piaceva, e sono riuscito a farla, di questo sono contento. Franco Bertini ha segnato, pensate signori, 2944 punti con la maglia biancorossa, ottavo nella classifica all-time. Tieni conto che non c'erano nei playoff, vero Paolo? né tiro da tre. E sì. settimo nella classifica delle presenze con 275 sì. gettoni invece Paolo Gurini è un po' più giovane quindi è una generazione, non posso dire in mezzo ragazzi non offendete, no, 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 tanti. no, è più della mia parte è più della mia parte <ride> è sicuro che l'ha giocato con me, ho no, capito amico? <ride> classe 49 e guardia della VL per nove stagioni dal 68-69 al 76-77 con 210 gettoni e dodicesimo anche tu oh, non male, eh, quella manina sì. era calda 2363 punti realizzati Paolo. Sarebbero stati molti di più, Senti, stato. raccontaci il tuo approdo alla VL nella stagione 68-69 e poi avesti come compagni di squadra, oltre che al signore alla tua destra, Ferello, Bogan, Pickens, Fattori, Santorossi, Scansi, Scansi Grasselli, ne dimentico sicuramente tantissimi. suo Franco te ne dice due. Uno, Paparà. Sì. paparà. Parà no, Paolini, Paolini, che va, Paolino, che va citato capitano, perché quando tu tiri capitano. fuori quelle graduatorie, delle, sì. delle, cioè il, il più anzi, tutti. Paolini ha giocato 19 campionati, di tutti figlio, in maglia biancorossa. Quindi lui è imbattibile. è imbattibile ed era il nostro capitano. Tutto qua, vai pure avanti, prego. Paolo, certo. Io sono arrivato da Loreto nel 68 insieme all'amico Cenciarini. Sì. e ho affrontato il campionato, ma non pensavo mai di di andare a giocare proprio con questi mostri della pallacanestro pesarese che erano per me Bertini, Papparà, c'erano i Marchionetti, c'erano eh, tanti altri giocatori pesaresi ed era una bella nidata di giocatori pesaresi perché erano formati la squadra da cinque minimo cinque giocatori o sei giocatori pesaresi e c'erano due, due eh, c'era Ferrello, Oriundo, Nando mm. Fattori e l'americano. È venuto d'Ancona Fattori, non vengono Ma c'era solamente il fatto, il fatto di molti pesaresi in questa squadra sì. dove non vedo oggigiorno. Questo per me Lorenzo. È Lorenzo! Sì, è uno, l'unico, sì, non ce unico ne sono sei oh, o esatto, cinque, è, sì, è sì. difficile tra Però dico, ho fatto annate, quelle annate lì sono rimasto molto soddisfatto, ma non pensavo mai di arrivare a giocare in Serie A, eh, perché io giocavo a calcio. Giocavo a pallacanestro, ero il sesto uomo a giocare a pallacanestro, sì. col 3 contro 3 loro allora mi chiamavano, sì. io manca uno, io subentravo, <ride> io, però giocavo calcio nella vittoria e dico veramente giocavo molto bene a calcio. Bene. E abbiamo vinto due titoli marchigiani, due campionati marchigiani, siamo andati a fare le nazionali finali. E poi dopo è nata la società Loreto, piano piano, abbiamo fatto, ho fatto un campionato solo io di juniores e poi sono andato a giocare in, uh, nella Victoria Libertas sì. con, uh, con questi mostri sacri. E poi da dirigente sei tornato a Loreto. Da dirigente ecco andiamo avanti con il mitico Loreto esatto. e cerchiamo di portarlo a gallo. In che serie è adesso? Serie C. Serie C. Sì. No, ma facciamo un buon campionato, anche se quest'anno sono anni veramente sgradevoli. Eh, non è tanto bello quest'anno il campionato. Eh, questo purtroppo deve, è così. Deve iniziare. Ecco, a proposito di campionato, partiamo con l'attualità, perché il programma chiaramente è dedicato all'attualità, alla vittoria libertas, ma anche a tanto passato e a tanti episodi che poi torneremo a raccontare con i nostri senatori. Partiamo da Treviso, Lorenzo. Prego la regia intanto di mandare in onda gli highlights. Non è riuscito il pocherissimo e Repes se ne è assunto la responsabilità. Sì, diciamo che ha visto una squadra un po' più scarica rispetto alle uscite precedenti e diciamo è stato un po' un passo falso comunque dopo delle buone partite ma a livello di, di approccio alla partita più che aspetto tecnico. Sì. Franco, Repes ha detto... Non, non ho, visto, ho visto la squadra distratta, poco concentrata. Non vorrei che qualcuno si fosse. Ha detto una cosa giustissima. Esatto, montato parte, la testa. Non siamo la Scavolini. scavolini dei No, non basta vincere tre partite esatto. per essere la Scavolini. Cioè, a parte che io tutto quello che dicono i Gislavi, io sottoscrivo dai tempi di Nico, dai tempi di Scansi, dai tempi di Chicano, da tutti allenatori Per me, i Gislavi sono il verbo della pallacanestro. Eh, già un allenatore che si prende la responsabilità di una sconfitta è più un messaggio lanciato ai giocatori, come dire Pirra. Siete voi, non sono eh, io. Sì. E, che, ecco, e quindi siccome spero che sia, la squadra sia fatta di gente intelligente, spero che lo capisca. Il contrario di Conte all'Inter. È eh, bravo, esatto. <ride> Beh, basta dire che mi ricordo sempre il, il grandissimo allenatore della Sampdoria quello slavo Bosco, Bosco, Bosco che ha detto diceva frasi tipo di queste: rigore è quando l'arbitro fischia. Quindi fischi. non rompete <ride> i coglioni con le discussioni. <ride> rigore è quando l'arbitro fischia. Ecco, quindi gli slavi sono eh, e mi pare che Repesa si stia comportando eccellentemente. Per questo. senti Paolo, l'hai vista la partita. Ha fatto un po' acqua alla difesa. No, del guarda, guarda ti dico onestamente: sì. faccio difficoltà a guardare la partita. Bravo. Grosse difficoltà, guarda, non, cioè, non la sento. Ti dico, poi in questi momenti qui così brutti, bui, mi dispiace, non riesco, non, non, non riesco a seguirla. Proprio perché però so che c'è un grande sì. allenatore, so, c'è una buona società, anzi, gli auguro veramente a questa società di chiudere un bilancio positivo, perché con queste nevicate che ci sono in giro sono molto fredde. E ho paura che... No, non una gran paura, mi auguro che si salvano tranquillamente ma che si servono anche con il bilancio che è una cosa, molto, è una cosa importante. molto importante giriamo allora la domanda a Lorenzo un po' la difesa dice Repes ha fatto acqua non avevamo mai preso 47 punti in un set sì. sì 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 infatti anche gli ultimi allenamenti ha voluto proprio precisare su questo aspetto che 91 punti sono stati tanti soprattutto frutto di rimbalzi in attacco contropiedi che le ultime partite eravamo stati Bravi a limitare. Eh, Franco. Avevamo la seconda migliore difesa del campionato. E... Guardi, io sono come lui, la prima sì, non, non le guardi. Allora io non le guardi. Io non vedo che... più Sulla una tua... partita dal vivo. pensa che ancora giocava Myers a Siena. Madonna. Sì, era viva la Pia Gennari che mi ha accompagnato lei per forza perché vieni per... a vedere mai che ti devi salutare. Quindi saranno otto anni che io non metto piede al palazzo, non guardo le partite perché non mi diverto più. Cioè, è solo una... Guardo solo il lunedì mattina quando passo, non sto, manco a sentire le radio, entra il lunedì mattina. Il quando esco guardo le, 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 le locandine del giornale, se vedo vittoria e, e mi basta, mi sta bene. Non, non è più roba mia, non è sì. più. Poi dopo mi incasso, guardo, allora perché mi devo incassare a 80? Anni? Allora, torno su Lorenzo, siamo Delfino dipendenti? Eh, sicuramente è un giocatore che dà una bella mano, però ov ovviamente è sì, molto utile alla squadra, sia come leadership che come com a livello di gioco. Però devo dire che è una squadra molto diciamo, lunga, nel senso ci sono altri giocatori, ottimi giocatori comunque, che hanno, vengono da esperienze in campionati europei, diciamo su cui si può fare affidamento. Affidamento, esatto. Sì. Sabato arriva la Fortitudo sì. all'Astronave. Eh. Una fortitudo scossa da terremoti continui, questo, anche se non seguite l'avrete no, magari... No, no, questo con... sì, questo sì, <ride> Questi sono, sono godimenti, questi eh, ecco, sono godimenti, oh, non eh, è. È. Il piacere è allora, una cosa, il dovere è un'altra, allora. quando Bologna fa i casini, noi andiamo là, vuoi che non andiamo Ma dobbiamo parlare dei casini su tutte e due, su tutte due, e due sponde due. del Reno, partiamo dalla eh, fortitudo, certo, certo. mandato via Sacchetti... Si sta benissimo lui, Mi sta, Mi sta dal Monte perché lui... Per... Presuntuoso, poi cioè, un presuntuoso un campo, non mi piace molto. Cioè, cazzo, parlo dal punto di vista tecnico. Sì. Eh, però voglio dire: il bel paradosso: l'allenatore della nazionale che viene cacciato dal club che allena uno dovrebbe dire: Vabbè, qui afferdi, diamoci una, una, una no. Comunque, <ride> perfetta la fortitudo meglio ancora la. Eh, la Virtus che caccia l'allenatore se lo la riprendi bellissimo e, e arriva, del Monte te lo ricordi almeno quando allenava qui? Beh, beh, qui ma Madonna è 300 anni che alleno <ride> quando li vedo tornare questa gente qui mi dico ma dove cazzo li vanno a prendere ritorna a Cai, ritorna a Del Monte tutta gente che era, dia, era già vecchia quando tutto ero vecchio io tutto il resto riscaldato <ride> ma Madonna mi sì, comunque ma qui te... è... eh? non fece male qui da noi no non fece male no ma però 2009-2010 lui vedi di fatti per esempio io sto a ascoltare quello che dice lui lui ancora non dice la verità, lui sta sul generale. Poi il giocatore non può dire la verità adesso no? quando dice la squadra lunga, la squadra coese. Tutte cazzate, cioè dire, non è ancora uno che si incazza. Certo. Invece, Molto. sta a sentire il reprise: Incazzati come lui, no? squadra, la squadra lunga. Il contributo della, di questo ci può dare il contributo. Non è così. Paga adesso: Vince o perdi? Ti incazzati quando perdi? E se... Il resto, tutta, tutta letteratura. Capito? Paolo, invece sull'altra sponda del Reno, ne parlavamo prima fuori trasmissione. Georgievic, sì, poi lo riprendo, mamma, eh, non mamma, arrivo, vado guarda via. Guarda, quanto ci sono tre serbi in una squadra. <ride> è un po' dure. O sono cinque e fanno tutto loro. Eh, guarda, io penso che lì appena che è arrivata la notizia dell'esonero di Georgievic gli altri due serbi si sono riuniti e hanno detto o qui andiamo via tutti o qui andiamo via tutti si, qua. o si riprende l'allenatore poi c'è un'altra cosa se non ricordo bene un'altra venuta di una cacciata di un allenatore, mi sa che fu a Messina verso il 2002 2003, adesso non mi ricordo bene chiediamo Messina, aiuto a Franco Messina me fu, ricordo, cacciato, sì. fu cacciato fu eh. cacciato e poi dopo 4 giorni, 5 giorni, fu ripreso perché in una settimana, in mezza settimana c'era una partita, un giovedì, o un mercoledì, mi sembra che era con l'Abellino, questo me lo ricordo bene sì. perché quella partita lì l'avevo vista. L Avevo visto, ero a Vellino. sarà di... bene che gli spiega loro che Messina non è la città, perché loro non sanno mica chi è Messina. E come no? Ci siamo una trasmissione. Eh, ma adesso volevo dire, questo ha 31 anni, questo sì, ne ha di solito del è stato <ride> Messina. Lì si Messina. Io Messina. Questo è stato questo un grande coach Ti ringrazio. Eh, Sono convinto <ride> che son, mi sembra che Messina sia stato cacciato sì, e ripreso in quelle annate lì del 2002-2003. Su Messina è stato un grandissimo anno, è stato quello che ha scoperto Meneghin uno dei più grandi giocatori di sempre, quindi Messina è stato un allenatore storico varese, smise di allenare quando un giorno era a tavola con la squadra, quindi gli peso un colpo apopletico, cascò con la faccia nella minestra, lì smise di allenare il porretto, un grande allenatore. Ehm, Bellinelli? Chi? Chi? No. Bellinelli, adesso mi, mi rivolgo ah. al giovane. È una notizia inaspettata, esatto. devo dire, sì, sì, sì. comunque eh... Sicuramente il campionato, il livello si sta alzando quindi sono curioso di vedere i... come lo farà il si... 30 esatto. di dicembre quando lo esatto. andrai a trovare eh, a Bologna. A, a proposito di Serbi, Paolo, mi Io... piace ritornare su questo argomento perché mi hai stuzzicato. Ehm, si vociferava di Obradovic, in quel caso Teodosic e Markovic sarebbero rimasti. Ma sarebbero stati d'accordo io queste faule non ci credo io le vorrei vedere proprio Braduice, lo vorrei vedere proprio a Bologna se fosse, ma per me non era, non era per me era una questione fra loro i tre serbi guarda la riunione l'hanno fatta loro hanno deciso tutto loro guarda, guarda no... potrebbe, io arrischierei anche dei quattro sebi perché come sono loro obradis potrebbe essere stato capace di dire io non vengo a prendere il posto dei Giorgiovic certo capito? certo eh, anche quindi qua i Sebi certo, sarebbero già quattro eh, Certo. E, parliamo di Eurolega, la, la stai seguendo sì. Lorenzo? Sì, sì, Chi sì, Ti piace più dei giocatori che vediamo. Ah, lì ce ne sono veramente tanti, tanti. Comunque penso Barcellona sia la squadra in questo momento... Favorita. Esatto, giocatori come Tic che hanno fatto molti anni in, in, in NBA. Però anche le squadre come l'Efes, Real Madrid sono tutte squadre, ottime squadre. È sempre difficile fare una previsione sull'Eurolega. Le vostre favorite invece? A ah, guarda, ti dico, io seguo solo l'Armani. Io io a me mi interessa solo Daniele. Ah, che te basta. Io, no, io seguo solo l'Armani per vedere i danni che fa perché <ride> il budget che ha quella società, io penso che non l'abbia sì, nessuno sì, e per... non vincono mai un tubo. <ride> ma Sono secondo male. me ad Armani gli portano i risultati truccati, secondo <ride> me. ma senz'altro, <ride> senza Corretto, no? Io guardo, non, 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 non la seguo, non la seguo, la, non la seguo più. No, io seguo solo quello che fa Daniel Hackett e basta. Il resto, anch'io non seguo. Ackett eh, è un altro giocatore mm. eh, Mi è, Huckett, è un grande giocatore. Va bene, ehm, interrompiamo un attimo per lo spazio pubblicitario, ritorniamo fra qualche secondo. Torniamo in trasmissione dopo lo spazio pubblicitario. Franco Bertini, andiamo al focus sulla tua persona. Ti hanno sempre accostato a un basket pionieristico, ma tu ti senti come uno dei blues brother mandato al mondo in missione per conto di Dio per far conoscere il basket a Pesaro e perché no all'Italia? No, io ho sempre detto io non ero neanche un atleta, lui ha il fisico d'atleta. Io mi sono sempre definito un ragazzo al quale piaceva giocare a pallacanestro e devo dire che è stato un amore, un amore profondo, grande, che è durato quasi tutta la vita. Lo sono cavato di dosso credo una quindicina d'anni fa, quando sono uscito dalla Scavolini e allenavo il settore giovanile. E me, anzi, ero un po' preoccupato, mi diciamo, ma quanto mi passerà sta roba qua? Invece, la mattina mi sono alzato, praticamente non me ne fregava quasi più niente nel senso di essere coinvolto, di essere, Quindi, nessuna missione, nessuna cosa, solo una grande passione. Eh, che mi ha, ha portato, mi ha portato, mi ha fatto giocare, mi ha fatto fare un po' di cose, ma niente di messianico o di profetico insomma. Sì, però una grande missione adesso. Se vuoi presentare quello che è la ah, tua sì. ultima allora, fatica d'Ercole, sì, beh, fatica allora <ride> mettiamola così. Intanto, vedi la, il, 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 il susseguirsi delle generazioni, mi ha fatto già andare in tilt perché. Giustamente, lui parlava di Messina, che è Ettore, Ettore Messina. Io, io parlavo di Messina, Messina, che è il primo così. Messina, che è l'allenatore, quindi vedi <ride> le generazioni già sballano, eccetera. No, io adesso ho fatto, eh, che praticamente, eh, raccogliendo in buona parte anche gli articoli che ho scritto sulla pallacanestro, sul Carlino. Sì. Eh, un libro che uscirà adesso in 15 ecco, di luglio. Lo vuoi fare in sì, questa copertina? Si, si chiama L'età dell'oro, eh, e va dal 1936. Da quando è nata la pallacanestro a peso al 2020. Quindi non è cioè, nato neanche tu. No, a, pensa è così vecchio che non è nato neanche io. <ride> esatto. eh, però la mia vera età dell'oro si eh. ferma al 1996 e c'è un motivo perché, come per, per me, è la pallacanestro, mia che sì. mi interessa, e si ferma col quello. vecchio palazzo dello sport. Esatto. Per me, uh, quello che è una cosa. Sì. È, è un palac... Come io quando sono arrivato, si giocavano, io vedevo qualcosa perché nel, eh, sono nato nel 38 io quindi già. Nelle nel 48-49 qualche partita andava a vederla di Straforo al, alla Palestra Carducci dove è nata la pallacanestra. Come io quando sono arrivato nella, al campo all'aperto che si giocava in Via della Vittoria e poi c'erano ecco, i vecchi che erano un'altra generazione, la mia generazione era nuova, poi la mia generazione era finita. L'età dell'oro vuol dire che va dal momento della pallacanestro che nasce a Pesaro, allora si chiama palla al cesto, fino al 88, 89, 90, agli scudetti scavoliniani. Sì. Ecco, questa è la parabola. Poi dopo da lì, quando sei in alto, l'età dell'oro finisce prima col fatto che Myers, un grandissimo giocatore che è stato qui due anni e se n'è andato, e lì è stato prima la prima volta, e poi è arrivato l'ultimo che doveva essere il grande profeta della rinascita, invece è stato quello che ci ha accompagnato verso la fossa che è stato esposito ecco, lì per me finisce l'età dell'oro però dopo c'è la nuova età dell'oro la ricerca della nuova età dell'oro che hanno cominciato i minatori che sono lassù <ride> fuori in campagna dove io non ci vado nel molto Il Klondike non, esatto, Ed ecco, il nuovo Klondike il nuovo si sono Klondike. spostati naturalmente come dico nel libro un po' a ovest, nell'U.S., perché i cercatori vanno sempre eh, verso eh. ovest, naturalmente. <ride> Franco, e quindi questo quanto, libro raccontaci questa fatica letteraria, quanto ci hai messo a scrivere? No, se eh, ci sono foto, tutti quando quelli, esce, dove nel, si trova. Allora, Esce, allora, questo qui sì. esce in, è in, in tutte le librerie di Pesaro, o credo anche con una distribuzione provinciale, credo, sicuramente anche regionale, credo, credo anche quindi regionale. per tutti gli appassionati Anc sì. è un bellissimo regalo di Natale. E... Ma non è una storia canonica, voglio dire, è un, una serie di storie che messe insieme fanno una storia. Eh, è un, un libro bello perché sono più di 200 pagine, con foto che vanno dalle, da quegli anni là E hanno, come si può dire, ogni capitolo ha un, un nome di un personaggio, eh, o di alcune occasioni particolari, attorno al quale si svolge sempre: il primo si chiama ovviamente Carducci, perché la palestra è nata di Pucce, ovviamente, un capitolo dedicato a Fava, ad Aido. Che è stato quello eh, che ha praticamente no, eh. la paracanestro sì, sì. a pesaro eh, e poi mano a mano tutti hai, con nomi anche di giocatori eccetera eccetera che però eh, naturalmente c'è il nostro mitico gurini che se fosse nato sotto fava sarebbe stato una bestia anche più bestia di quello che è stato non ti ha allenato mai no, no 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 perché fava è andato no, via no, nel 66 nel... nel 66 sì. e quindi eh, viene su a salire naturalmente eh, guarda, mi sono portato Aspetta un po', vediamo, solo per dare un'idea, un'idea della… Eh, mi ha messo il microfono nella tasca, mi dico, questo, microfono, aspetta, sì. aspetta, 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 vedi questo è una specie di indice che va… Quindi Carducci, sì. poi Aido, che ovviamente no. Tony Vlastelica, che è stato il primo americano, il primo che americano nel 1956, sì. che tirava solo di gancio, solo di gancio. Lui tirava solo di, ha vinto la, la classifica non poi una dedicata a Paparà, Paolini, sì, debito che dobbiamo tutti pagare la palla che adesso pesa lui, Pigal 58 che racconta un bellissimo episodio di quando io sono di? andato Pigal, Gall, Pigal. a Parigi. Ti ricordo, questo ti dico solo perché Dai. questo ha coinvolto tutti. <ride> Parigi, Parigi 58, io, sì. la mia terza partita in nazionale, la prima volta che l'Italia andava in Francia a giocare. Dopo la guerra, si partiva eh, col treno. Allora, l'aereo all si, si volava anche, ma c'era un bellissimo treno che partiva alla, no, alla sera da Milano. Arrivavi alla mattina a Parigi, attraversavi la banlieue facendo colazione. eccetera, Quindi andiamo a Parigi, nessuno c'era mai stato. Quindi, Parigi, 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 Parigi e andiamo a Parigi. Allora, scendiamo alla gare de Lyon tutti pronti a goderci Parigi, eh. arriva un pullman, ci carica e ci portano eh, Parigi scompare, ci portano, eh, finché allora ci portano nel bas de Boulogne, che allora era la campagna sì. e ci portano a dormire nell'isola nel, nell francese, l'Ecole Superiore d'Educazione Physique, in mezzo al bosco i vecchi, Riminucci, Gamba, Canna, tutti i vecchi senatori hanno detto, Ma noi qui non vogliamo stare, extra, vogliamo andare a Parigi Siamo <ride> paratore, l'allenatore scende e guarda me e dice tu nell'operatore, nell tu. Tu eh, la, questa è la tua terza partita in nazionale o scendi o la, carriera, fin, la tua carriera in nazionale finisce. Capì, qui. Eri la spina e, di aspetti, turno e loro dentro, <ride> tu scendi e noi facciamo un <ride> Trattative. Eh, finché dici va bene, allora stanotte dormiamo qui, domani andiamo a dormire in città. E andiamo a dormire con grande fantasia in un albergo attaccato alla Gare de Lyon che si sì. chiama come Hotel de Lyon. <ride> oh. Titolo sulla gazzetta nove pagine. Gli azzurri preferiscono Pigalle. È, è saltata la diretta televisiva, è saltato. Ehm... Da, 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 ci volevano riportare a casa le, i, le, ve, le, le alte gerarchie ecclesiastiche hanno cominciato a lamentarsi, Capirei, come credo, dire, credo, abbiamo mandato 58. un branco di putanieri. Hai Meno male che abbiamo vinto. <ride> Meno male che abbiamo vinto. Ma la cosa, dopo non ne racconto altri solo questo? <ride> Beh, perché questo dà, dà il senso del, del periodo: il Italia preconciliare: sì, ma il 58, ragazzi, è il medioevo assoluto. Sì. <ride> ci ti dico, però ti dico questo: allora, ultima partita che si giocava al mitico. E, e Jardin Ver a Parigi, che poi l'hanno buttato dove c'era anche dentro la pista, dove, eh, bicicletti. biciclette c'era tutto, tutto, un melodromo. Alla fine della partita tutti saltiamo come i matti, eccetera, eccetera. A Gianni mi abbraccia uno, un Pesarese, in panchina con me, dice: Ma che cazzo fai qui? Gio Giorgio Franca, Giorgio Franca, detto tutto Papa Locke. Eh, ancora credo adesso lui è morto. Poi ho detto. Aveva una grande impresa di idraulica. Eh, eh. E cosa fai? Eh, qui? Ha detto, cosa ma facciamo? io ero a Parigi per lavoro, eh. ho visto la partita, ho fatto un biglietto, sono andato dice Io sono amico di quello lì in panchina eh. e mi ha fatto entrare. <ride> L'antiterrorismo funzionava, tempi, tempi, funzionava eh. alla grande. No? <ride> E, niente, e quindi, se ho un altro quindi... minuto. Vedi, fai avanti. Ecco. E quindi, dopo c'è all'Innissi il primo grande: eh, Nino Cescuti, Carlo Sferello. Il treno che è stato il primo treno organizzato per andare proprio a Bologna, a Bologna, a Bologna con la Fortitudo. Abbiamo vinto a Bologna. Eh. Io ho anche le ultime due personaggi: abbiamo vinto 2000 pesaresi nel 66 messi con me. un treno sul speciale. Dì. Da qui a Bologna, ma te, è il libro lo eh, racconta. E dopo l'uscita, la, l'allucazione, con, con, la, con tutta la polizia, sì, non scortati. ti dico... La cosa bella è che prima tutti eh, beh, tutti buoni, stretti, finché si non può, sei sul finale, treno, se, poi appena fai troppo a tutti, <ride> le bombe non ti dicono... Poi dopo quando siamo arrivati è qua stato davanti al primo a... treno speciale. Primo, primo il primo è raccontato, speciale. si chiama il treno per questo, no? Treno. Davanti alla caserma c'è No, allora ti conto, non c'erano né l'inferno bianco rosso. Non ero Non c'erano telefonini non c'era telefoni, nulla. Di Era una missione, una missione <ride> sì, sì. 2000 persone, ma te ti rendi conto nel 66 ah, 2000 persone, tutti scortati sì, dalla polizia sì, e vinciamo a Bologna. Sì. Lorenzo te l'aspettavi dove c'è stata la prima la prima Grande lotta con i fortitudini duri e puri perché loro c'erano ancora, avevano già l'Aquila, loro tutto. Cioè, Un'ora prima della partita naturalmente i pesaresi isolati da una parte, 2000, sotto l'orologio, dalla parte dove si entra da sottopassaggio. Non ti dico i casini finché c'è un momento, la polizia che smanaccia un po' di qua, un po' di là, eh? finché c'è un punto dove su succede il casino, uno che per l'ennesima volta si alza e, e, e comincia a dire pescatori e uno gli fa sì, a tua sorella gli chiami il re, non La roba una roba, un mi sempre con la fortitudo a, a, a Forlì, campo neutro, a Forlì l'unica società squalificata in un campo neutro. Noi di... siamo stati, noi <ride> eravamo, capaci tutto, eravamo capaci di tutto. Franco <ride> 15 dicembre è disponibile sì, in tutte sì, le librerie, sì. come hai detto. Comunque, adesso faccio solo l'ultimo finale. Il 96 finisce sì. per me, e poi dopo c'è due, due appendici. Una, secondo me, è un omaggio che faccio al genio. Che, I giocatori che piacevano a me per due motivi: uno proprio Giorgivic, quando è stato presa, l'altro Ford, perché a poi Forza, è morto, sì, è, esatto, è stato. Sì, sì. Quella... Quindi loro è un omaggio a Geni. E poi dopo c'è un eh, augurio per i nuovi cercatori d'oro della società di oggi che dal sì. 2013 si sta scavando, ancora sta trovando solo le pagliuzze, però speriamo che trovi qualche pepita importante. Hanno trovato il prosciutto. E il properone prosciutto. Hanno trovato il prosciutto, intanto. già qualcosa. È già qualcosa. E è poco, è già qualcosa e è hai ragione, Paolo. Hai ragione. Paolo uh, Butangas, Fritz Pelmo. Tropicali Boario, Max Mobili, sì. qual è il nome che ti ha? Scavolini ti sei dimenticato, amico. Uh, sì, sì. Eh, primo capitano da Scavolini, chiedo cioè. scusa, me è sfuggito. Eh, ti, ho, ti ho lasciato la Max Mobili. No, no, no. <ride> il lui periodo è più bello? Sì. Buttangas è il Butangassi. primo amore, non si dimentica mai. poi è una bella squadra con ragazzi, non scherziamo. Io ho fatto un esordio veramente ah. bellissimo. Mi sono divertito e, e lo porto veramente nel cuore. E i compagni con cui legasti di più in quegli anni? Beh, se li vogliamo eravamo, ricordare, eravamo molto rispettosi sì. verso gli altri. Noi eravamo io e i Cenciarini, i, i, i Pulcini, i fiulei. gli altri erano tutti. <ride> Tutti dei Santoni, sì. dei, grandi, dei grandi giocatori, noi le guardavamo con grande affetto. Ma quanta Ma... gente vi veniva a vedere al vecchio palazzo? Ma più che gente erano parenti, <ride> <ride> era formata. Da... La squadra era quasi tutta pesarese, quegli anni. Sì, 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 sì. sì. Tutti pesaresi. No, Ma era sempre pieno, devi sempre tenere pieni, conto. Eh, il palazzo era 4.000, 4.000. Qual era gente che quando c'erano le partite con Ligni su Simeta mettevano le carte da 20.000 a da 30.000? Per entrare che non un po' Sì, no, i no, i i no, i no, no, ma raga, no, no, il problema del pubblico non c'è mai stato appeso, quegli no, anni lì era. la cosa più bella era i tavoloni sotto, eh, sì. che si batteva con i piedi. Sì, perché prima c'erano i tubi innocenti. I tubi fino a, è stato sì. fino all'80, poi hanno fatto i gradoni. Nel libro c'è scritto, sono le foto, hanno esatto. fatto il, i gradoni e hanno fatto il parquet, perché prima c'era cemento, poi il coperto da go di gomma, eccetera. La e lì, il, era dura, eh? è, è il primo anno quando venne fuori l'obbligo di giocare in campo, in, sul campo coperto nel 55-56 il, il campo eh, cioè il palazzo dello sport vecchio non era finito, era coperto a metà e il campo per il primo anno era messo parallelo alla nazionale non per così come adesso, per cui tu giocavi e guardavi verso via dei partigiani se pioveva, nevicava, tu vedevi era tutto certo. scoperto era dalla piscina via Mercurio esatto, ehm. esatto e ecco Volevo chiudere con questo: un ricordo del Palace di Viale dei Partigiani sì. prima con i tubi innocenti, poi l'ho scritto: guarda, nel 1980 la sì, esatto, ristrutturazione. Esatto, esatto. E io mi ricordo quell'estate, ero un ragazzino, lo ammetto, era un ragazzino. Passavamo le giornate come gli anziani a guardare gli operai che lavoravano in città, dai dai, sbrigati, che comincia il campionato. Oggi, per ristrutturare il Palace, ci mettiamo 5-6 anni. E ancora, speriamo che il 30 giugno, come hanno promesso il nostro sindaco e Belloni, si aprano le chiavi e si tagli finalmente. Allora il, il sindaco e Belloni, probabilmente credendo di essere i messia, cioè, hanno detto per cinque anni sarà pronto per il prossimo ROF, però se i lavori non partono mai è un po' dura che non sì, 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 sì. eh, partano per quattro anni. Adesso, quest'anno, finalmente eh, sono, sono, in sono partiti sì, eh, sì, sì, dire, sì. mi sembra anche che ci sia. Più Di un operaio che lavora, esatto, esatto, eh, esatto. c'è tutta una parte di demolizione non, non da poco perché lì ci sono, delle, tempo, ci sono esatto. delle, delle, dei pilastri di cemento su cui ci potevi costruire l'empire. State building insomma, quindi per buttare solo giù quelli si vuole. Però, diciamo, è la volta buona. Ci siamo, Dai, ci vai. siamo. Franco, le scarpette rosse ce l'hai ancora? Di ricordo, no, io le scarpette rosse no, quelle, quelle nere ce le ho perché sono quelle che mi ha regalato il che si giocavo eh, e so quelle. Mm, mi le ha portate dall'America un mio grande amico eh, Toto Bulgaroni, presidente di del Varese, di Varese sì, sì, sì. che 70, erano, 80, andavano, le avevano solo i Boston Celtics in America in quegli anni lì, 68, quelle, quelle nelle... le avevo, sì. le avevo adesso non le ho sì. più, sì. ma le scarpette rosse della simmetra, Ma delle... che marca erano? No allora, no, allora erano le massimo. come si le chiamavano? Star. Le, le, no, gli le 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 solo che loro, sì, se, sì, già, lo loro se le facevano sì. dipingere Ma di rosso. le scarpette rosse. Sì. Beh, insomma, loro erano, la <ride> è stata una squadra, di <ride> scarpette rosse, insomma, era... Eh, proprio, un loro sceglievano in Italia, i migliori. Proprio, ah, no, no, a a ti, loro ti sceglievano, allora, ti sceglievano, la prima cosa che ti facevano per dire che eri candidato ti regalavano un orologio d'oro. Che credo che mio fratello ce l'abbia ancora, Giuliano, un, 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 un orologio. Era il simbolo che il Simmetra ti aveva adescato e ti voleva a Milano. Ma loro sono stati una prima grande squadra. Esatto. Paolo, chiudiamo. tuttora è la più grossa, sì, 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 sì. certamente. Paolo chiudiamo il capitolo con gli argentini. Tu hai giocato con diversi eh. argentini visto io che io la no, scorsa ho settimana. solo, solo, solo con anch'io ci ho giocato con... eh, ho giocato insieme. Varello è un sì. grande giocatore, Ma, Madonna. è uno che proprio dava tutto nel campo e poi era uno che ti incitava a dare, eh, se, no, non, sì. se non correvi o non saltavi si arrabbiava, dopo ti faceva un mazzo così lui era, uno, che non eh. era non uno cattivo, eh. non saltava così eh, no. e pigliava tutti i rimbalzi, aveva, aveva due bracci due che braccia 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 grattava lunghe, per guarda. te anche lì nel libro c'è il racconto di quando lui arrivò a metà campionato dall'Argentina, arrivò in febbraio Arrivarono lui e Masolini, cioè, l'altro sì, sì. qua arrivarono naturalmente in, in maniche corte perché là era estate. era estate, in Argentina, invece a Roma quel giorno facevo freddo della Madonna. <ride> La madre prima di partire gli ha detto Carlito mi raccomando vai a Pesaro non bere l'acqua dell'acquedotto che lì ci sono le paludi. Mamma <ride> mia. Se parliamo di altri tempi è qui tutto documentato nel libro, tutto documentato. Nell'anno lì, scusa ti frego un po' di tempo perché è abbinato con l'altro arrivo di, di quell'anno invece all'inizio, P. Jones l'americano, quello che secondo le Diet, voci doveva essere morto 7-8 volte nel dietro, 7-8 volte, <ride> <ride> a parte che non lo beccavano 2,8 metri, doveva andare no? pure i viadcogni poi lo impalinavano subito. <ride> Anche lui arrivò l'andammo a prendere a Milano e lui scende dall'aeroporto, questo altro, due ovviotto magro con la riga nei capelli così e si guardava attorno, così uno Allora un mi ha detto, che problema hai? Dice, due snakes, sì, cos'è? I serpenti. serpenti. Perché mi hanno detto: Se vai detto. in Italia, sta attento ai serpenti velenosi, <ride> ma <mi> cazzo, ma <siamo ride> aeroporti! Ma questo si ricordava eh, la giungla, probabilmente. Eh, in capite. Vietnam. Eh, questo per dire esatto. la mentalità transoceanica <ride> che c'era in <ride> Italia. Lorenzo, invece, i due argentini i tuoi compagni di squadra sì. sono diametralmente opposti, anche sì. come carattere. Sì, no? sì, sì. Però, comunque, come dicevano loro, ogni, anche ogni allenamento, pur essendo quelli più grandi, ancora tanta voglia di vincere ogni partitella, ogni palla vagante, quella Senti impari più da Delfino o da Filloia? Adesso ti metto in Ma difficoltà guarda. perché poi quando torni come <ride> Guarda, tutti e due aiutano parecchio la squadra in generale, i giovani comunque hanno preso bene tutti e con tutte le esperienze che hanno, sì, è una, sono una scuola di basket da cui prendere, da cui imparare. Sì, da sì, cui sì. imparare. Benissimo, signori, siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa trasmissione, è stata una chiacchierata piacevolissima, in stile, me lo consentite, vintage, no, non bello, offendetevi, sì, però è stata veramente vintage. generazioni vintage è a confronto. Ripeto, questo è, ecco, il libro. questo è il libro di Franco Bertini, una strenna natalizia sì. per tutti gli appassionati del basket. Paolo, Beh. ti voglio il 15 in libreria o te lo regala? No, lui eh. me l'ha già dato, ah, te l'ha già data. Eh. No, non vale, te no, no, che... lo darò, certamente che glielo darò, non vale. Eh. E, ricordo di nuovo e prego la regia di mandare in sovraintenzione il nostro numero di Whatsapp 346 36 73 780. Non ci resta che salutarvi. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo 17 dicembre, 17 dicembre sempre alla stessa ora, allo stesso canale 7.3 Attenzione perché se non riuscite a vedere la puntata questa sera eh, la potrete rivedere sempre questa sera alle 22.30, domani alle 11.40 alle 15.20, sabato alle 16.15 alle 22 e domenica alle 10 e alle 15 e ricordo l'appuntamento con la Vittoria Libertas Prosciutto Carpegna Basket Pesaro sabato sera contro la Fortitudo qui in Viale non dei, mi viene in Viale vedi, dei Partigiani il vintage ha eh, eh, qui alla Vitri Frigo Arena <ride> clic 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 sulla nostra pagina Facebook sul sito internet e anche sul profilo Instagram noi ci vediamo giovedì prossimo e grazie a tutti buona fine settimana